nell'alimento simbolo per antonomasia. Poter mangiare la carne significava mostrare di avere potere d'acquisto, di essersi lasciata la miseria contro virtuosa. Noi invece dovremmo farlo per una libera scelta e facendo un calcolo dei costi di verdura, che non, è, non ha niente da fare con la salsiccia italiana, però è buona, paragone con la salsiccia americana. E il contributo italiano è stato che io sono sposata con un'italiana, lei è andata a un macellaio, essere esportati e prodotti in altra cultura, ma è solo l'inizio adesso. L'Italia è forse l'ultimo mercato, ma quando guardiamo la Cina, l'aumento della consumazione del carne è un'idea antica, tant'è vero che il vegetarianesimo nasce proprio in questo senso qua, prima ancora di essere una preoccupazione, un modello nutrizionale vegetariano, proprio per lo perché non si può sopportare lo spettacolo di una tale crudeltà. Ve lo dice uno che quando vede prosciutto e mortadella gli viene l'acquolina in bocca, ma non è questa la questione. E questa idea della carne, che ci sia qualcosa... Bella domanda. Io sono uno scienziato di base, non ho mai lavorato nel campo di cibo, solo 5 anni fa. E la mia idea, e l'ho visto tanto dove vivo io in California, che per risolvere un problema bisogna prendere tante persone giovani se è buono. E tutte altre cose non contano se il cibo non è buono. E abbiamo usato la nostra conoscenza della chimica, delle proprietà delle proteine per creare un prodotto che quando lo metti nella bocca assomiglia al gusto. Diceva chiamarli alimenti ossimorici, perché è abbastanza curioso che sono ossimori che... Posso dare il mio telefono?